Allora, abbiamo incontrato nella splendida galleria Umberto I alcune croce rossine. Nurses. Insomma, poche parole, delle, possiamo dire, delle infermiere per i bambini. Sì, certo. I nomi. Rosaria, Federica, Violetta, Ludovica, Giordana. Allora, naturalmente è un po' un fatto goliardico. Che cosa rappresentate voi? Qual è il messaggio che volete lanciare? Non penso che volete lanciare su bambini, perché tutto ci sta, perché ho bambini. Sensibilizzazione per la raccolta differenziata. Allora, il CONAI ha fatto una campagna pubblicitaria che si chiama Da cosa rinasce cosa? Praticamente dal materiale che viene riciclato vengono creati dei nuovi prodotti, insomma. E quindi noi siamo un po' le infermiere di questi nuovi prodotti che nasceranno grazie alla raccolta differenziata. Allora, più di infermiere siete informatrici. E nelle principali piazze italiane ci sono altre ragazze che come noi stanno facendo lo stesso lavoro per promuovere sempre questo tipo. Noi però fortunatamente veniamo da Ponte di Procida, che è uno dei primi comuni italiani che ha fatto la differenziata già da anni. È un comune virtuoso. Abbiamo fatto la raccolta differenziata quando a Napoli ancora non si parlava di raccolta differenziata. Quindi siete più sensibili di noi. Siamo più sensibili. Sì. No, però speriamo che tutti quanti si raggiungano perché. Un attimo, chiamiamo l'amico, il fratello di Enzo Cannavale. Allora, raccolta differenziata, io che cosa ci guadagno in questo? Pagando di più. No, che comune di Napoli mi ha aumentato la spazzatura. Allora se a lui con questo recupero. Allora, lei ha ragione, che ragione. Napoli ha posso dire un attimo, posso dire una cosa? Non è meglio che venessi fino a me, perché tu fai faccio un paresi troppo alto. Ha ragione che il comune ha aumentato la tassa della spazzatura e non può dare la possibilità ai cittadini di fare la raccolta differenziata per l'assenza di contenitori. Però se noi cittadini iniziamo almeno a fare la raccolta differenziata a un minimo di sacrificio, anche a prendere la macchina e a portare la spazzatura, perché ci si guadagna salute, perché si ricorda lei in che condizioni stavamo quando Napoli era sommersa la spazzatura, è vero, non dobbiamo diverso. Ringraziare i nostri amministratori comunali. Allora posso dire solo una cosa, noi napoletani ci differenziamo per l'immondizia, esatto. Questa, no, bravo. La nostra differenza è l'immondizia, il nostro messaggio è quello che bisognerebbe differenziarsi. Lo sai, in altri comuni che fanno con la differenziata? Io vado là, porto il materiale, alla fine dell'anno scalo dalla bolletta, il mio importo da pagare. Perché qua non si fa così. È che non c'è me. Allora non c'è me. Federica, allora posso dire una cosa? Vuol dire che lei conserva tutta la monnezza e poi se la porta allora, senza fare, io non faccio differenziale. Lei non fa differenziale. Allora, non lo deve fare soltanto per una questione economica. E con 27 bottiglie di plastica lei lo fa soltanto per una questione economica, cioè mi fa soltanto una questione di principio. Il principio è la prima cosa. Guardate, poi una cosa, venite. Guardate queste ragazze, queste nurses. Guardate la canale poco. Sapete come sono? Ci magna. Allora la cosa che voglio dirvi è questa. Non è una barzelletta, si può dire una cosa molto scontata, che i nostri amministratori hanno un'intelligenza fuori dal comune. Perciò lei va a portare l'immondizia un'altra volta. Che fuori dal comune di Napoli. Infatti, sono amici di Padorano Scarica, però. Va bene. Ciao, bello. Buona giornata. Come si chiama lei? Antonio. Il signor Antonio, come non usuale a Napoli. Arrivederci. C'è un film, allora Sciuscià, che poi in effetti è un po' una storpiatura in napoletano del termine shoeshine, scarpe lucide, è uno degli ultimi mestieri di Napoli, forse il mestiere che lingua è shoeshine? È inglese, shoeshine, esatto, e allora abbiamo uno degli ultimi Sciuscià di Napoli. Come si chiama lei? Pasquale. Tanti auguri signore, buon Natale. Pazzo signore, stai in anticipo. Buona vacanza, grazie. Napoli rispetto alle altre città d'Italia vive in anticipo il Natale. Noi abbiamo visto quel lustrascarpe che ci ha augurato già auguri di buon Natale, perché pensava che non fossimo napoletani. Guardate qua l'albero di Natale.
La tradizione vuole che l'8 dicembre si allestisca l'albero di Natale, ci sia l'addobbo. È un mese d'anticipo. È un mese d'anticipo, sì, perché con il primo freddo Napoli già vive il Natale in anticipo. Siamo sempre a Via Toledo, dedicata a Don Pedro di Toledo, uno dei viceré di Napoli, forse il più importante. E qua siamo sempre nella stessa vetrina dello stesso negozio che abbiamo prima che abbiamo visto prima. Qua è Napoli dopo Natale. Come si dice a Napoli, fitta e falla. Quindi aveva ragione Lusa Scarpa. Sì, aveva ragione Lusa Scarpa. Dopo Natale, fitta e falla. Qua quest'anno mi sa che mi hai venuto pure prima la. Sì, ma qua viene sempre prima il Natale. No, ma pure quello che hai detto dopo la fine, che viene dopo? Sì, bene, viene sia il freddo dopo Natale che la fame. Significa che dopo Natale non ci sono più soldi per fare delle spese, fondi, come le spese prenatalizie.